Wahey Kujo, benvenuti in questo nuovo video, sono AndroLink91 ed oggi siamo in un video di soli spacchettamenti per il Nazoom 11 SD. Dato che il gioco non è che mi stia prendendo più di tanto per quanto riguarda la modalità di gioco, che è piuttosto tediosa e anche non corretta nei confronti del giocatore, ho deciso che oggi, per lasciare un attimino sbollire la rabbia, direi di fare delle sole slottate. Intanto slotterò tutti quanti i biglietti che ho per attaccanti, difensori, centrocampisti, eccetera. Poi dovrei avere anche qualche altro biglietto di questi speciali, però insomma li vedremo dopo. Iniziamo prima con gli attaccanti. Ho 3 biglietti per gli attaccanti, vediamo cosa ci esce. Insomma, nulla di che, neanche una scatola dorata. Spacchettiamo il tutto. Atsuya, che già ce l'avevo. È Asuto, comunque sia. Ah, perché mi sale di livello. Sì, perfetto. E quello nuovo, che è quello della Minodosan. Vabbè, insomma, niente di che. Attaccanti, nada. Andiamo ora con i centrocampisti. Il personaggio principale qui è Kirina, rango S. Ah, insomma, ce l'ho a rango A ed è piuttosto forte. Non è male come personaggio. Ah, qui una scatola è rossa. Ah, due, non una, ma ben due. Ok, 2 rango C della Seisho e della Brainwashing, ok. Difensori prossimi. 1, 2, 3, go. Ok, qui non ho visto perché per sbaglio ho toccato lo schermo. Insomma, nulla di che. Anche qui nada. Certo, i giocatori possono crescere poi con le basi, con tutti quanti gli altri oggetti, però se tu lo trovi di base, dal pacchetto già forte, non c'è bisogno che sprechi altre risorse, questo è il punto. Però, dato che il gioco è level 5, avranno ricevuto direttive alla Freeware per far appunto avere tutte quante le slottate casuali, perché in genere in alcuni giochi con le gacha, dopo un certo numero ti capita il giocatore forte oppure il personaggio un pochino più importante, invece qua totalmente a caso come fanno sempre level 5, quindi insomma accontentiamoci. Sapete che c'è? Quello rosso lo spacchetto dopo, perché in genere quello rosso. Ah, il portiere della Seisho, lui mi piace, però insomma non so quanto possa essere importante. Magari, oh, della Teikoku. Io volevo trovare King. Non so se quello rosso è più o meno importante. Allora, quello rosso ha un rango più alto a quanto pare, e Sandrona rango C non è male. Però a questo punto preferivo il portiere della Seisho rango C. Niente, a questo punto, prima di continuare con i soldi, con le slottate appunto con le monete, ho queste qui. Oggi mega video proprio, davvero tanta roba. Allora, facciamo 12. Mi sa che più di 10 per volta però non si può fare, vero? No, infatti non si può. Vai. Potevo fare 6 e 6, però mi piace vedere proprio lo schermo bello pieno di scatolozzi. Come quando a Natale eri piccolo e avevi le scatole di regali sotto l'albero. Oi, palla infuocata, anche se l'albero non l'ho mai fatto. Comunque sia, vediamo un po'. Oh, durata! Bene. Ok, sto spacchettando già, insomma, finora nulla di che. Attenzione. Ehi, Sango, Krango B! Ora, cosa mi capiterà? Voglio Endo della Tonegawa. Ora, Asuto rango S. Ci sta! Però, Endo. A parte ho altri 2 biglietti, attenzione. Ok, uno argentato. Vediamo qui cosa esce. Quello normale. E quello argentato. Ah, lui. Andiamo ad aprire queste qui. Di queste ne ho 6, perfetto. Tutte quante in una botta sola. Ce le facciamo. Ah, per sbaglio ho premuto 5, vabbè. Non importa, facciamo veloce, veloce. 2 dorate. Wow. Però mi sembrano tutte quante piuttosto rare, Wey, da quella argentata! Cavoli! Tsurugi! Ok, questo a centro. Chi è?
Wela, Nathan Swift della Royal. E Riccardo, buono, non male, non male davvero. Per sbaglio prima ne ho fatte solo 5, quindi qui ce n'è un altro. Ah, quindi Nathan era il personaggio più importante da trovare. C'è anche Goenji però, Gorilla, va bene. Ecco, qui ne ho un altro da usare. Potrebbe uscire anche Goenji. Io lo voglio Goenji, voglio Goenji. Anche Rango E non mi interessa, ma lo voglio. Ecco, stavolta cerco di non sbagliare. 6. Vi starete chiedendo come ho fatto a prendere tutti quanti questi biglietti e cose varie. Il fatto è che ho shoppato talmente tanto su Yo-Kai Watch, Puni Puni, che praticamente le ricompense sono andate a finire sull'account che ho di La Level 5 e non sul gioco. Quindi, avendo l'account con tutte quante le ricompense sbloccate e avendolo collegato a Inazuma Eleven, me l'ha sbloccata anche qui e quindi mi ha dato un sacco di ricompense. Cavoli. C'era bisogno 3 di loro? Ce n'era davvero bisogno? Ora vai con i 6 biglietti. Questi qui mi sembra che te li dia l'evento ogni volta che entri nel gioco, ogni giorno, ogni 24 ore che entri, ti dà le ricompense. Mi sembra sia questo, non vorrei sbagliare. Qui più importante è i Chiyoshi. Oh, la palla era un po' curva, chissà che non esca qualcosa di buono. Uno solo argentato, va, vediamolo subito così mi lavo il pensiero. Eric. Oh, grande. Ma con la palla di neve in mano? E il resto mezze scartine. Rango S, Eric, cavoli. Ragazzi, sto trovando un bel po' di roba, non mi posso lamentare. Allora, cerchiamo Goenji? Io direi di cercare Goenji. Quindi, con 13.000 monete, 4 slottate da 3.000, direi che con 40 pacchetti, insomma, possiamo farcela. Vediamo un po' tutta quanta robina. Nulla. Vai con altre 10. Perché il tragitto che fa la palla è importante. Poi quando è infuocata... Wow! Buono, buono! Vediamo un po'. Neanche una dorata? Solo un argento e una rossa? Ah, c'è una rossa, un po' rosse ma... Oh! Guardalo, Sean! Un altro Kazemaru molto importante per la squadra, dato che ce l'ho appunto nella squadra. Kazemaru e Sean! Di rango A, buono! Non male, altre 2, via! Vai, ancora palla di fuoco. Ehi, che succede? Oh, la prima è dorata, buono. Ma solo una dorata e una rossa, cavoli. Certo però che a volte proprio sono manina, eh. Vai, quella dorata è la prima, voglio vedere chi è. Oh, 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 davvero? Davvero? Abbiamo anche Felt però. Che bello, anche Felt. Oh, anche portiere della Zeus. Poseidon, molto buono, vai. Ultima slottata per questo video. Vai, mandamela buona anche questa oramai. Oh, grande. Grande, voglio trovare Goenji. Non voglio vedere cosa mi capita, voglio vederlo ora. Con la sorpresa, vai, scarta tutto. Un altro Kazemaru S e un Kazemaru A. Però attenzione, Kazemaru rango A è della Raimon. Mentre questo qui sotto, rango S, è della Tekoku. E ce n'ho 2 ora di lui, quindi mi si è potenziato di livello. Ragazzi, slottate oggi, perfette. Però, oh, a trovarlo Goenji. Non si trova Goenji. Si nasconde proprio infido fino all'ultimo. Qui invece queste altre 2 opzioni qui sopra sono per personaggi un pochino più particolari. Mentre qui sotto appunto ti fa vedere chi puoi trovare, Kazemaru della Tekoku rango S, e ne ho trovati 2 addirittura, più Goenji Shuya. Goenji Shuya rango S della Raimon però, non della Kidokawa, della Raimon. La Kidokawa sarebbe la Kirkwood. Molto bene, sì. Va bene, però direi che è andata piuttosto bene, non posso assolutamente lamentarmi.
Nulla da ridire, slottate ottime. Benissimo così, il team ora provvederò anche a modificarlo un pochetto, poi magari tornerò a fare video anche sulle partite singole, perché insomma il gameplay è un po' quello che è e il gioco è molto a fortuna, va. Non sempre vinci tu, anche con 93% di possibilità di fare gol ti va solo blu, o quando pari uguale, cioè, quindi alla fine è molto a fortuna il gioco. Un po' come certi giochi di carte, vero Hearthstone? Ad ogni modo, Gucci, il video termina qui. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito e spero che vi sia piaciuto. Vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è il link per Instagram dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!